Ritroviamo il co-presidente della Regione Mediterranea, Bruno Leo, ben ritrovato. Buonasera. E buon anno, anche se insomma voi avete chiuso male e avete ripreso purtroppo con lo stesso ritmo con cui avete chiuso il girone di andata. Cosa sta succedendo a Reggio Mediterranea? Ma se parliamo di oggi, il pareggio ci stava stretto, quindi non ho da aggiungere altro se non che, anche se ieri sera nella partita del Napoli ho visto il Guardaline non sbandierare due fuori giochi in insegna, la stessa cosa è successa oggi, solo con la differenza che nelle due occasioni il cambiamento ha fatto di arredo. Purtroppo è così. Questo nel primo tempo, dice lei? Nel primo tempo, il primo gol l'ha regalato alla Maci, gli altri due l'ha regalato il Guardaline, con la squadra ha fatto il 3-1 e poi nel secondo tempo 3-2 e il loro portiere ha fatto un paio di parate importanti, soprattutto quello al 93esimo, di spinto di piede sul colpo, tiro a colpo sicuro di Pallavaci. Sì. Quindi per quello che si è visto in campo, credo che il pareggio ci stava a 3. Abbiamo perso, vuol dire che ancora più gira al contrario, ma però poi forse un pizzo di costone avremmo anche noi, a prescindere anche delle assenze importanti del Rambo, perché sembra che solo a noi è colpito, diciamo, il maltempo, l'influenza, quindi anche oggi siamo presentati senza il portiere titolare, tra le altre cose, ma sì. non sono voglio mettere scuse, però ripeto, delle ultime due sconfitte alla squadra non ho niente da imputare, si è dimostrato di non essere inferiore né alla Meccia né oggi al Cambiato. E caro Leo, che il direttore generale poco fa in diretta insomma ha dato effettivamente merito a Reggio Mediterranea, in qualche modo dicendo ci siamo complicati la vita, alla fine abbiamo vinto sì, però nel secondo tempo ci siamo complicati la vita, è chiaro che avete spinto per recuperare lo svantaggio. Sì, ma diciamo quel quarto d'ora di abbiamo preso tre gol in un quarto d'ora, quarto d'ora abbiamo regalato il primo gol, gli altri due il Guardaline è stato disattento, diciamo così, però per il resto all'inizio e poi dopo il loro 3-0 abbiamo veramente giocato solo noi, loro hanno giocato di contropiede sfruttando lanci lunghi e nel secondo tempo credo che abbiamo superato la loro metà campo non più di un paio di volte, ecco, abbiamo battuto anche tanti calcio d'angolo di punizione, abbiamo fatto due gol entrambi di testa, ripeto Galeano credo che nella loro difesa sia stato il migliore in campo, ma alla fine poi stiamo tornando di Reggio con zero punti e questo è quello che alla fine conta, però questa prova a me personalmente mi dà fiducia per il proseguo del campionato. Sì. Abbiamo dimostrato, hai detto, una squadra che comunque alla fine qualità, oggi ha esordito Gabbango titolare e ha dimostrato che può darci una. Presidente, mi sente? Sì. Diceva il titolare ha dimostrato di esordito dai titolari il nuovo arrivo. Il ragazzo di colore che abbiamo preso ha dimostrato che ci può dare una grossa mano nelle restanti partite. Sì. Può essere un giocatore importante. E fortunatamente la classifica sta dando tempo, no? Un po' a tutti quanti, chiaramente anche a Reggio Mediterranea. Qualche punto in più poteva aiutare a affrontare meglio magari qualche risultato di parità, come oggi, giustamente. Lo so, però purtroppo la classifica è quella che è, ha nello spazio di 5 punti, che noi ci siamo 6-7 squadre, che sono quelle che giocheranno la salvezza diretta o la salvezza ai play-out. Sì. Ne siamo coscienti, anche se non è che la guardiamo tanto, in questo momento credo che stiamo guardando la prossima partita in casa con lo Spalea, che là sarà fondamentale in casa quella partita, certo. Che dovremmo avere più motivazione dall'avversario, sperando sempre che noi non vogliamo né fortuna né aiuti arbitrali, vogliamo che sia la fortuna che gli arbitri non siano decisivi nel risultato. Poi quello che viene. Certe volte la fortuna di avere l'arbitro giusto, insomma, quello che sbaglia di meno, tra virgolette. Lo so, però io non ho mai visto il Guardiani di oggi, non l'avevo mai sentito, non so se era l'esodo, però ha dimostrato veramente, due fuorigioli non in linea o con tante persone, cioè due fuorigioli netti con poche persone schierate, quindi evidentissimi. Non lo so, non so perché non abbia alzato la bandierina, non c'è da spiegare. Spero per incapacità, ecco, mi auguro. Vabbè, sì, auguro solo questo, mi auguro. Però questi episodi a noi al lato opposto non capitano mai.
per il momento. Presidente, movimenti di mercato è il dato dolente, no? Pochi ce ne sono stati un po' dappertutto, piccoli ritocchi, qualche giovane. Ma guarda, noi abbiamo parecchi in uscita, ma in entrata abbiamo preferito prendere due ragazzi, non ce ne avevano gli altri, che il primo è Caruso, che ho già segnato, e poi da Bango, François, che credo ci potranno dare una mano. Prendere tanto per prendere un giocatore, non andavo solo a presentare le casse societarie, cioè abbiamo bene due che migliorano la qualità del gruppo, ce ne sono ancora oggi giocatori che si offrono, però cioè, non servono, cioè, non ci servono giocatori come quelli che abbiamo. Oggi faccio un esempio, nel San Biagio c'era un giocatore che la settimana scorsa giocava in un'altra squadra di eccellenza, è un giocatore che non cambia, secondo me non cambia, diciamo, non cambia la squadra, sì. È uno in più e basta. È chiaro. Ma si può fare a meno, cioè, quel giocatore che serviva a noi una prima punta che faccia gol, in Calabria non ce ne sono, e quei pochi che ci sono nessuno li dà via. Quindi andare a prendere come faccia, cioè, credo, leggo ancora che qualcuno prende il giocatore, ma non mi pare che nessuno abbia preso il giocatore che può. No, infatti, quello che dicevo io, si è fatto poco proprio. La qualità, altro sì. Senso, Isola ha preso 7 giocatori, ma insomma, non sono giocatori più importanti di quelli che aveva già, sicuramente. Certo, quindi, chiaro. Ha preso comunque giocatori importanti, ha arricchito la rosa, qualcuna magari meno importante. Ma non sono importanti, più importanti quelli che aveva già in Italia. Sì, assolutamente. Non è preso un giocatore che so, un difensore più forte di quelli che aveva, anzi forse... Vabbè, l'Isola è un caso a parte poi in questa stagione. Lo so, no, ma dico, ho fatto l'Isola come esempio, sì. Non perché... Però è quello che mi è venuto in mente. Sì. E nelle altre... Nessuno ha fatto grandi... No, anche perché... ormai c'è la moda soprattutto degli attaccanti che vogliono solo la Serie B, magari poi vanno in Serie B, retrocedono, non pigliano soldi, cioè, però sono contenti così, contenti loro, contenti tutti. È difficile anche trattare purtroppo con... Sì. Parti che già ti dicono di no perché ancora sperano di fare, a 26-27 anni ancora sperano di andare in Lega Pro, vabbè, che gli dobbiamo dire, come dire, se sono convinti così li lasciamo nella loro convinzione. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo anche cercato un attaccante importante, non è stato possibile, credo che non sarà più possibile. No, i calciatori in definitiva non si sono ridimensionati, tra virgolette, presidente, secondo lei? No. Le società in qualche modo stanno cercando di farlo, però non c'è collaborazione dall'altro sponda. No, ancora aspettano, vuol dire che non gli interessa la Serie B, magari andare in trasferta lunga, partire il sabato, dormire in albergo, insomma, queste cose gli interessano. Poi alla fine, contenti loro, calcio anche questo. Va bene, grazie Bruno Leo. Grazie a voi di nuovo, buon anno. Buon anno e buona serata.